Lotus Emira, l'ultima vettura di Lotus dotata di cuore termico. Insomma, il canto del cigno di Lotus prima dell'elettrificazione. La prima ad arrivare sul mercato sarà la Emira First Edition, dotata del motore centrale V6 3.5 litri di origine Toyota. Beh, lo vedete, il DNA è preso a piene mani da Elise e da Exige, e il family feeling si vede e come. Beh, parlando di lei, ci sono tanti numeri, tanti dati da dare. Abbiamo detto motore V6, 405 cavalli con una coppia di 420 Nm se utilizzeremo il cambio manuale a sei rapporti, oppure 430 Nm se utilizzeremo il cambio automatico. Ma ancora, velocità massima di 290 km/h, 0-100 bruciati in 4.3 secondi. Beh, esteticamente c'è molto della tradizione Lotus su questa Emira, perché abbiamo generalmente molte forme affusolate e arrotondate che si mixano bene con linee un poco più nette, come per esempio sulla Calandra, qua con il vistoso splitter anteriore centrale, cofano che tende verso l'asfalto, trittico di prese per l'aria sul viso, e poi abbiamo fari a LED, parlavamo prima di forme nette e spigolose, come in questo caso, faro LED che poi cerca di andare verso il lato, lato muscoloso, con questa presa per l'aria che cerca di pulire i flussi, cerchi da venti. Il tettuccio va a fondersi con il lunotto e poi con lo spoiler. Lato B muscoloso, molto disegnato, gruppo ottico posteriore dal disegno molto specifico e particolare. E infine diffusore che va ad abbracciare gli scarichi in titanio, è davvero sportivissimo. Per lei il numero fortunato è il 4, perché sono 4 le sue anime, 4 le sue modalità di guida. Abbiamo la Tour, quella più confortevole, poi abbiamo la Sport, quella per una guida un poco più dinamica. Ma le mappature, le modalità di guida più dure e divertenti sono la Track, che gli lasciano un po' la briglia degli aiuti del controllo di stabilità, e poi abbiamo la Fully Off, che lascia completamente disattivato il controllo di stabilità. Siamo ora a bordo dell'abitacolo, un abitacolo dal design molto sportivo ma anche minimale. Abbiamo una scelta per i materiali che sono di qualità: copertura con rivestimento morbido nella parte superiore della plancia, con delle cuciture a contrasto. Qua nella parte centrale abbiamo il velluto e abbiamo anche sempre materiale morbido nella parte più bassa. Display dell'infotainment a 10,25 pollici, purtroppo non possiamo accenderlo, ma vi posso dire che abbiamo la compatibilità con Apple CarPlay e con Android Auto, e poi abbiamo quadro strumenti completamente digitale da 12.3 pollici. Davanti a me ho un volante dal taglio, dal piglio sportivo, tagliato in basso, è in Alcantara, ma non è disponibile di serie il volante in Alcantara. Qui al mio lato c'è il tunnel della trasmissione rialzato, utile per avere le marce sempre a portata di mano, soprattutto con il cambio manuale. Qua sotto piccolo vano portoggetti, anche qui questo vano per portare i bicchieri, contornato dal piano black. Tasto di spegnimento e di accensione del motore, poi coperto da questa levetta rossa. Sedili di serie con memorizzazione elettronica della posizione, e infine abbiamo anche due vani per i bauli, uno anteriore, uno al posteriore. Gli aiuti alla guida disponibili comprendono il cruise control adattivo, il sistema anticollisione, il riconoscimento dei segnali stradali, l'avviso di fuoriuscita dalla corsia, ma anche il monitoraggio della stanchezza del conducente, l'assistente al cambio di corsia, il monitoraggio del traffico per le manovre in retromarcia e infine il limitatore di velocità. In verità, nello showroom Lotus di Rivoli del gruppo Gino, dove eravamo ospiti per ammirare la nuova Lotus, non si sono voluti sbilanciare sul prezzo. Il listino probabilmente partirà da più di 100.000 euro per le prime consegne della V6 Emira, che partiranno dall'estate. Le vetture disponibili per l'Italia sono già andate a ruba e non si conoscono le successive disponibilità per il bel paese.
Ora però voglio sapere da voi cosa ne pensate di questa sportiva di Lotus, il canto del cigno del motore termico. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, seguite HD Motori sul sito e su tutti i nostri canali social e al prossimo video.